chiamo Russo Chiara, Chiara Russo, e sono una restauratrice di beni culturali e da 2 anni collaboro con la Fondazione Genti d'Abruzzo, in particolare faccio parte dello staff che si occupa della didattica sperimentale e delle visite guidate sia qui per il Museo Cascella che per il Museo delle Genti d'Abruzzo. Oggi appunto ci troviamo all'interno del Museo Cascella, che è un museo che la città di Pescara ha riscoperto negli ultimi 2 anni grazie ai lavori di ristrutturazione e di riapertura, ma questo museo in realtà nasce molto tempo prima, nasce alla fine dell'Ottocento, il 1800, ed è stato un punto fondamentale per la crescita e lo sviluppo della città di Pescara. Infatti ci troviamo nel quello che oggi viene chiamato Museo Cascella, in realtà è la casa laboratorio della famiglia Cascella, una famiglia di artisti che hanno avuto un'importanza, una risonanza a livello sia italiano che internazionale nel secolo passato. In particolare il tutto nasce con il fondatore, Basilio Cascella, il capostipite per quanto riguarda appunto le arti. Basilio Cascella nasce nel 1890 ad Ortona, a Pescara, ma appena nato poi si trasferiscono i genitori ad Ortona. Lì lui vivrà i primi anni della sua vita, ma a 16 anni, già incuriosito verso tutto quello che era il mondo delle arti, deciderà di trasferirsi a Roma e lì farà la prima importante esperienza lavorativa artistica della sua vita, quella nelle stamperie Salomone. Lì entra in contatto con la litografia. Successivamente, dopo 3 anni, si trasferirà a Napoli. A Napoli siamo sempre, ricordo, alla fine dell'Ottocento, quindi è un periodo artistico molto, molto, insomma, di gran fermento. Siamo nel periodo del verismo e lì conosce importanti pittori, tra cui Fratelli Palizzi, ma anche il suo conterraneo Michetti. Quindi si avvicina al mondo dell'arte pittorica e successivamente verrà incoraggiato anche da un altro importantissimo nome per l'arte italiana, che è Medardo Rosso, che incontra a Pavia durante il servizio militare. E così lui decide poi a Milano nel 1881 di trasferirsi e di creare un proprio laboratorio cromolitografico, che però deciderà poi di chiudere perché vorrà ritornare in patria, quindi vorrà ritornare a Pescara con la famiglia e rimette piedi a Pescara nel 1895, anno in cui appunto chiede al comune di Pescara un piccolo lotto di terreno comunale e la città di Pescara glielo concede, anche perché questa zona dovete immaginare che non è come vediamo oggi, ma era una zona completamente deserta. Infatti dopo vi mostrerò una fotografia di quando venne costruito e eretto questa casa laboratorio, e c'era solamente questa, era un faro nel deserto. Il discorso appunto artistico di Basilio Cascella qui nasce con il laboratorio cromolitografico, e in particolare adesso possiamo vedere sopra la scritta Entradora, che era il motto di Basilio Cascella, il manubrio di quello che era il torchio, un torchio detto a stella. Entrando qui nella prima sala espositiva del museo, ci troviamo di fronte proprio al vivo del laboratorio. Qui trovate sulla mia destra quelle che erano le matrici litografiche. Cosa significa matrice litografica? È una pietra. Il mondo litografico è un mondo che è inserito in quello che viene detto il mondo calcografico, quindi è la stampa. Ovviamente siamo in un periodo in cui c'era già una necessità di divulgazione su larga scala di immagini e di scritti, e quindi la cosa importante era trovare una tecnica artistica che potesse unire la bellezza di un'opera d'arte con la necessità che questa opera d'arte dovesse avere una tiratura piuttosto elevata. Quindi la litografia e la scelta della cromolitografia fu anche non solo una scelta di conoscenza, ma anche una scelta funzionale, perché come tutti gli artisti, quando devono esprimere un messaggio scelgono una tecnica artistica funzionale al messaggio che devono esprimere. Allora, la distinzione tra la litografia e la cromolitografia è che la litografia nasce nel Settecento
e prevedeva ovviamente solo l'uso di un colore che era il nero, quindi le stampe venivano in bianco e nero, mentre con la cromolitografia, appunto, c'è l'aggiunta cromos dei colori, e era un processo un po' più complicato, un po' più lungo, viene sviluppato nel 1837 da un francese e prevedeva che di ogni lastra, appunto di ogni matrice, si dovessero fare per ogni colore che doveva essere impresso una lastra, quindi il processo era un po' più lungo. Infatti poi molti artisti per minuterie e dettagli più specifici ritoccavano poi a pennello, quindi all'acquarello. Successivamente la lastra e la carta venivano passate sul torchio. Quindi c'era un peso che andava ad imprimere poi l'immagine inchiostrata della matrice sulla carta. Importante, questa tecnica venne usata da Basilio non solo per la serie di cartoline, ma per quello che per lui fu un sogno che riuscì a realizzare per un breve periodo, ovvero quello di realizzare un'editoria. La rivista all'inizio fu chiamata Illustrazione Abruzzese. Provò a realizzarla in tre tranche, il problema erano sempre che c'erano delle ristrettezze economiche. Comunque questa rivista fu importantissima per quanto riguarda il panorama nazionale, ma anche internazionale. Pensate che collaborarono al suo giornale anche autori come Pirandello, Marinetti, Umberto Saba. Ovviamente anche il conterraneo Gabriele D'Annunzio, perché in questa rivista si voleva riunire quelle che era il patrimonio artistico, ma a 360 gradi, intellettuale dell'Abruzzo, ma anche del tutto quello che era il centro Italia. E quindi era un connubio di arte a livello grafico, ma anche appunto di letteratura. E c'erano anche degli spartiti spesso musicali. Consideriamo che qui Basilio Cascella creò quello che poteva essere un complementare barra antagonista del più famoso Cenacolo Michettiano. Anche qui appunto Basilio Cascella soleva riunirsi con cari amici come Vincenzo Bucci, che però si dedicavano ad altre arti come appunto la poesia, la letteratura e la musica. Ok, adesso andiamo anche in quest'altra stanza dove sono esposti dei famosi cartoni preparatori che Basilio Cascella insieme ai figli realizzò per la decorazione della sala delle mescite delle terme di Montecatini. Come potete vedere, qui è cambiato il soggetto. Mentre prima Basilio Cascella si dedicava principalmente a un soggetto dal filone verista, quindi prendeva spunto da quello che vedeva nella quotidianità del suo Abruzzo, quindi scene di vita rurale, campestre, cittadina. Qui lui sente già l'influsso e l'influenza della moda che cambia, quindi siamo un po', queste sono raffigurazioni simboliste del gusto, diciamo, liberty. E la cosa principale che volevo sottolineare è l'importanza del disegno. Allora, Basilio Cascella fa anche i figli, quindi Tommaso, Michele e Gioacchino, che prenderanno la strada artistica come lui, una grande scuola improntata sull'importanza del disegno. Il disegno dal vero, ma anche il disegno come copia magari di opere d'arte importanti. Il disegno è la base ovviamente di tutte le arti, da lì si parte, come vedremo poi successivamente, sia per la pittura che anche per arrivare alla scultura. Ma Basilio non fa distinzione tra arti minori e arti maggiori. È amante, infatti all'inizio abbiamo visto la scritta entra ad ora, per lui l'arte era qualcosa proprio da adorare, quindi amante dell'arte a 360 gradi, decide nel 1917 con la famiglia di trasferirsi a Rapino, che era un importante centro di produzione ceramica, e sotto appunto l'insegnamento del maestro Cappelletti apprende, lui e i figli apprendono l'arte ceramica. Quindi questi disegni preparatori in realtà poi sono stati usati per fare delle grandi decorazioni su maiolica, quindi questi disegni poi sono stati trasformati in pitture su maiolica. La grande capacità di dipingere ovviamente la maiolica di Basilio si vede in questo, che è uno dei suoi capolavori, il vaso chiamato Allegoria dell'Amore,
perché sulla maiolica lui ci dipinge in un modo proprio delicato, come se stesse dipingendo su una tela. Infatti riesce perfettamente a far vedere le espressioni, il movimento, anzi sfrutta il movimento, comunque la tridimensionalità dell'oggetto per mettere in risalto anche proprio il corpo e nelle sue forme, nella sua tridimensionalità. Collegandoci poi al discorso del disegno, entriamo qui nelle due sale che sono state dedicate a tutti i bozzetti e ai disegni che servivano proprio per studiare, perché appunto l'arte pittorica, comunque l'arte grafica, andava praticata e studiata quotidianamente tutti i giorni. Questo è proprio il primo insegnamento che dà Basilio ai suoi figli. Qui vediamo in questo pannello ci sono dei disegni di Gioacchino e cosa notiamo? Notiamo che il disegno serviva per studiare in particolare l'espressione del volto, del volto di una persona, oppure poteva, era necessario appunto esercitare la mano anche per capire, per imparare poi a trasporre nella pittura i movimenti di un corpo. Ancora nello studio del paesaggio era importante arrivare alla fine a saper definire bene le proporzioni tra i vari edifici, tra gli elementi naturali, i primi piani, i secondi piani. E in questo caso ci troviamo un esempio del disegno quadrettato. Il disegno quadrettato è praticamente l'antecedente del proiettore. Qui abbiamo un esempio in grande di quello di cui vi sto parlando, perché quando bisognava disegnare o comunque dipingere una superficie molto grande, si poteva partire comunque da un bozzetto, quindi un disegno preparatorio piccolo, che poi veniva quadrettato, e queste quadrettature facevano sì che il disegno si potesse trasportare poi in una superficie più vasta, mantenendo le proporzioni esatte. Quindi questi erano dei quadrati che davano un'indicazione di proporzione. Entrando nel secondo studio dei disegni, troviamo appunto una grande varietà di temi, perché qui sono raccolti i disegni di tutte le generazioni, quindi partendo da Basilio, i figli Tommaso, Michele e Gioacchino, e poi anche i nipoti Andrea e Pietro. Vi volevo far vedere questi disegni fatti da Tommaso e Michele, che furono inviati dal padre al fronte allo scoppiare della prima guerra mondiale, una cosa particolare, però erano stati inviati come appunto inviati di guerra, erano un po' dei giornalisti che servivano per la loro funzione era quella di fare dei disegni che riguardavano la vita al fronte, per poi erano delle testimonianze da poter raccontare poi ovviamente alla gente comune. Erano gli antecedenti un po' di quelle che oggi chiameremo le fotografie o i video. Infatti da questi disegni noi possiamo sapere come erano vestiti appunto molti soldati, che armi avevano, e a prescindere poi dal discorso della guerra dobbiamo sempre insomma ricollegare il discorso del disegno anche ai colori, perché i colori che davano appunto gli artisti all'epoca sono state le testimonianze fondamentali che ci sono giunte fino a noi oggi per capire anche che tipo di colori avevano i vestiti che usavano le persone all'epoca, e anche le scene, venivano spesso ritratte anche le scene di vita campestre, le scene di vita rurale. Quindi noi a livello di patrimonio che ci è giunto, di notizie, di tradizioni, di folklore, di storia, lo dobbiamo moltissimo a tutto questo corpus di disegni e di bozzetti. Ovviamente, come dicevo, il disegno doveva essere comunque un esercizio, quindi spesso ci ritroviamo anche disegni che erano delle copie di opere antiche, che comunque servivano proprio per allenare la mano. Come vi dicevo, importantissima è stata la tecnica ceramica all'interno della famiglia di Cascella, e colui che ci si dedicò poi in maggioranza fu il terzo dei figli di Basilio, Gioacchino, detto anche dal padre mio legnato perché aveva un carattere molto introverso. Lui scelse proprio poi di rimanere a vivere tutta la sua vita a Rapino, e lì si dedicò alla pittura appunto su ceramica. Qui vediamo un esempio di un pannello formato da diverse piastrelle poi appunto dipinte, smaltate, e il suo quello che lo ispirava maggiormente come
anche come il fratello Tommaso, erano principalmente le scene di vita agresti, quindi pastorali e contadine, che era poi principalmente il mondo che aveva intorno a sé. E la maestria anche del dipingere questa ceramica ricorda molto la maestria appunto di Basilio, perché c'è un tocco molto delicato, molto leggero, quasi da acquerello. Infatti Gioacchino, oltre a dipingere la ceramica, interponeva questo lavoro appunto con qualche acquerello. Adesso ci troviamo nelle due sale dedicate a Michele Cascella, il secondo dei figli di Basilio, che è stato quello che a livello internazionale ha avuto più successo. È stato quello che anche si è dato un po' più oltre i confini del suo amato Abruzzo, seppur amato, ma comunque ha deciso di provarsi anche oltre. Infatti lui ha vissuto la maggior parte della sua vita tra Milano, Portofino e la California. Qui volevo farvi vedere uno schizzo di quelli che erano i disegni che si trovava a fare Michele durante i suoi viaggi, comunque durante i suoi spostamenti. Qui siamo al Caffè di Parigi. E questa era la tecnica che principalmente lui adottava quando doveva, appunto, aveva necessità di dipingere o comunque di fare un lavoro che doveva essere un lavoro di velocità, di freschezza. Quindi usava principalmente la china e a volte anche venivano dati dei colori semplici, delle semplici velature o ad acquarello o a pastello. Diverso invece era il discorso di quando lui si trovava in studio, o comunque anche di quando lui aveva bisogno di esprimere delle emozioni molto più forti e molto più intense. In quel caso lui utilizzava una tavolozza molto più ricca e anche molto più corposa. E questo è l'esempio dei famosi vasi di fiori che lui appunto dipingeva, principalmente prediligendo come medium l'olio, quindi la tecnica di pittura dei colori ad olio. Vedete che il colore è più pastoso, è più intenso, il colore è forte, intenso, e quindi era anche in questo caso la tecnica doveva essere funzionale al messaggio comunicativo che lui voleva fornire. Particolari della creazione dell'opera di Michele, insomma, di tutto il suo corpus artistico, sono poi i paesaggi. Infatti possiamo vedere qui un pastello, qui anche i colori sono molto forti, accesi. Lui amava particolarmente appunto scene campestri dell'Abruzzo, in particolare nei dintorni di Ortona, oppure spesso amava dipingere anche scene di vita cittadina. Qui ad esempio abbiamo due vedute, una che per colorazioni sono molto simili, le tecniche comunque sono anche la stessa tecnica, ovvero l'olio, però ovviamente abbiamo da una parte Ortona, una veduta dall'alto di Ortona con il suo mare, che quasi richiamano a livello cromatico quest'altro suo dipinto, che invece è una veduta dall'alto di New York. Questo perché nel suo spostarsi, lui è stato, vi dicevo, negli Stati Uniti, soggiornato per diverso tempo, ha vissuto in California, lui aveva una sorta di nostalgia, quindi quando si trovava in un posto amava poi riportare alla memoria e dipingere magari scene che aveva vissuto, che aveva nei ricordi dell'Abruzzo. Invece quando si trovava in Abruzzo magari richiamava alla memoria scene di vita statunitensi, quindi c'era una sorta di nostalgia che lui esorcizzava dipingendo di volta in volta all'inverso del posto dove si trovava. Ora ci troviamo nelle due sale dedicate all'opera di Andrea e Pietro Cascella, che sono nipoti di Basilio, figli di Tommaso, loro ovviamente nati nella prima ancora metà del Novecento, ma comunque già proiettati in quello che era il panorama internazionale, anche di avanguardie artistiche, hanno iniziato il loro cursus, la loro formazione artistica come il padre, come il nonno aveva appunto il passato loro, sempre partendo dal disegno, dalla pittura, ma ben presto si resero conto che, vedete qui ad esempio troviamo una pittura a tecnica mista, ma le forme sono già diverse rispetto a quello che potevamo trovare nei dipinti dei loro predecessori, dei loro antenati, del nonno, del padre, degli zii. Qui
troviamo già delle forme astratte, quindi c'è molto poco di figurativo, e loro si resero presto conto che la loro vocazione non era tanto la pittura, quindi il bidimensionale, ma quanto il tridimensionale. Ovviamente per arrivare al tridimensionale il passaggio è stato graduale. Quindi dal disegno alla pittura loro comunque ebbero una formazione come Tommaso e come Basilio della ceramica. Infatti qui possiamo vedere un'opera sempre realizzata in terracotta, poi smaltata e dipinta, è un'opera già appunto tridimensionale. La maga, questa è di Andrea Cascella. E dalla ceramica, prima di passare alla scultura di una materia dura come quella del marmo e della pietra, passarono per quella che erano le tecniche della formatura, quindi i calchi. Questo ad esempio è un calco in gesso che viene realizzato appunto con facendo una colatura di gesso su uno stampo che viene creato dalla matrice ceramica, e poi qui ci sono si vedono anche le fibre, alcune fibre di rinforzo che venivano messe all'interno di questi calchi, fibre vegetali, e poi la patina finale veniva data per far sì che l'impressione della materia fosse quasi pietra. Quindi c'erano diversi tipi di patine che potevano essere date a questi. Questo alto rilievo in gesso. Ora entriamo nella parte nuova del museo, perché quella dove siamo stati fino adesso era la vecchia casa laboratorio. Questa parte fu costruita poi nel 1975, quando a seguito della morte di Tommaso Cascella, primo figlio di Basilio che visse qui con la sua famiglia, insomma, morendo lui prima della morte aveva già deciso di fare il lascito di tutto lo stabile con molte delle opere che c'erano dentro al Comune di Pescara per farne appunto un museo. In questa sala abbiamo riunito un po' le opere di tutte le varie generazioni della famiglia Cascella. In particolare adesso siamo passati dalle stanze di Andrea e Pietro, quindi dei nipoti di Basilio, e abbiamo visto le loro opere, il loro excursus, fino ad arrivare poi alla loro maturità artistica che li ha coinvolti principalmente nella realizzazione di sculture. In questo caso ci troviamo di fronte a una scultura di Andrea, chiamata Ipotesi. Lui sceglie come materia principe delle sue opere il marmo, ma riesce a contrapporre a una materia così fredda e anche dura come appunto il marmo una lavorazione della superficie estremamente morbida, liscia, levigata, e anche le forme che lui sceglie di creare sono delle forme molto, molto morbide, molto appunto questi tondi armoniche che quasi vanno appunto a contrapporsi invece alla natura della materia, e arrivare alla fine a un obiettivo di rendere quasi l'opera d'arte molto leggera, un'impressione proprio di leggerezza e non di pesantezza che invece appunto è intrinseca nel marmo. Differente invece è il discorso che fa il fratello Pietro. Anche egli approda quindi come maturità artistica alla scultura della pietra. Lui però sceglie appunto la pietra bianca, e la lavorazione è una lavorazione di una pietra quasi sbozzata che lascia appunto una superficie abbastanza grezza, e a differenza del fratello Andrea lui rimane un po' più ancorato all'arte figurativa, quindi possiamo vedere appunto sono ancora accennati i volti, le fattezze fisiche dei personaggi, in questo caso l'opera è La Sentenza, è un marmo del 1982, scusate. E quindi entrambi appunto approdano alla scultura, ma con una poetica molto diversa. In questa sala sono racchiuse anche le tele di Tommaso Cascella. Come avete potuto vedere, le altre stanze erano quasi ogni stanza dedicata a un membro della famiglia. Le tele di Tommaso sono delle tele molto grandi, quindi avevano bisogno di più spazio, e sono queste, in particolare queste tre che vedete, Mercede dopo il raccolto, L'Eco dei Monti e Lo Sposalizio. Sono delle tele che Tommaso ha realizzato
all'inizio del 1900, 1912, e lui, a differenza del fratello Michele, è più simile al fratello Gioacchino, quindi sceglie di rimanere anche in Abruzzo, nonostante comunque avesse esposto anche a Milano, a Parigi per diverse volte, insomma a livello internazionale, però lui rimane fedele ai temi della terra natia, quindi al folklore e alle tradizioni della, appunto, abruzzesi, anche perché vedeva con una certa nostalgia il passaggio da un'epoca antica, che era quella in cui lui era nato e un po' era stato cresciuto dal padre, aveva già intuito il passaggio con quell'epoca più moderna, quindi alla perdita di tutte quelle che erano le tradizioni che lui aveva conosciuto anche durante la sua formazione artistica, che poi appunto diciamo le tradizioni, il folklore, le scene di vita rurali sono quelle che prediligerà appunto in queste tele che vediamo. I colori sono dei colori sempre molto, molto intensi, molto forti, accesi. Lui usa principalmente la tecnica della pittura d'olio su tela e poi aiuterà il padre, come già avevamo visto nelle sale dove c'erano i cartoni preparatori per le ceramiche, aiuterà il padre poi alla realizzazione di queste grandi decorazioni in ceramica, quindi la sua tecnica pittorica principalmente si dividerà tra la tecnica pittorica d'olio e la decorazione di grandi pannelli ceramici. Finiamo questo assaggio di visita guidata parlandovi dell'opera forse più famosa, o comunque dell'opera che contraddistingue il nostro museo, il simbolo del nostro museo, che è il Bagno della Pastora. Qui vediamo diversi studi di figura di donna, che poi sono quelli anche propedeutici per la realizzazione finale del quadro che ci troviamo a vedere adesso. La pastora, in questo caso la modella è sua moglie, Concetta Palmerio, il pastorello, diciamo il fauno che le sta a fianco, è rappresentato dall'amico Vincenzo Bucci, che Basilio ha usato appunto come modelli dal vero. Infatti ci racconta il figlio Michele che il padre, che Basilio, per realizzare questo dipinto, aveva avuto cura di chiudere il giardino della casa, per non far vedere appunto ovviamente la moglie nuda che stava posando per lui per questo dipinto. Questo lo realizzò nel 1899, era un periodo di transizione, quindi in questa tela si uniscono ancora sia i temi tradizionali, quindi rurali, cari a Basilio, sia già un po' il richiamo a temi più simbolici, come possiamo vedere qui nei piedi, del ragazzo, che in realtà è un fauno. Un fauno. E questa tela era stata preparata per andare alla Biennale di Venezia. Lui aveva avuto grande cura nell'impacchettarla per la spedizione, aveva anche inserito un piccolo fiaschetto di vino ed un cestino di neole per augurargli un buon viaggio e soprattutto una buona riuscita a livello espositivo. Il caso volle però che la tela non arrivò mai, o comunque fu rispedita probabilmente indietro perché era arrivata troppo tardi, e infatti furono chiamati gli eredi di Basilio, quindi i figli di Basilio, diversi anni dopo, perché la tela era stata ritrovata ancora nella cassa impacchettata nella stazione di Ancona. Fortunatamente è stata recuperata e oggi ne possiamo godere qui la bellezza nel nostro museo. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non essere stata troppo noiosa e prolissa. Vi invito a venire a vedere il museo appena sarà possibile dal vivo, perché è veramente uno scrigno di importanza notevole e ci sono racchiuse delle opere d'arte, come vi ho spiegato, di diverse materie, diverse tecniche, quindi anche veramente interessante. Spero di avervi incuriosito. Grazie.